Barcasino! Da me! Ma cos'è questo baccano? Mi sento il padre che sta portando le bambine e figlie a mare. E c'è anche Romeo! Ciao! Stiamo andando a mare per la prima volta tutti insieme, ragazzi, vi rendete conto? Noi e i nostri amici al mare! È la prima volta, sarà bellissimo! Anche perché Lily e Cleo non hanno mai visto questa spiaggia, quindi non vedo l'ora di fargliela vedere, bellissima! Siamo emozionatissime! Ci divertiremo un mondo, poi faremo un sacco di castelli di sabbia, oh, e poi ci ricorreremo, poi ci abbronzeremo, poi faremo un sacco di cose. Ma cosa fai? Insomma! Ma prendi le curve al contrario! Sto guidando nel miglior modo possibile! Ma io non credo! Ma avete preso tutto quello che serve per andare al mare? Avete preso i teli, avete preso la crema solare, avete preso gli occhiali da sole? Tutto, 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 non ci manca niente, non vediamo l'ora! Vado al mare da un sacco di tempo! Attendete le scarpe! No, 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 no! Ma cosa fai? Sei proprio un cicco malo, un cicco malo! Come Perfidia! Che lei è una cicca male, avete sentito la nuova canzone? Insieme a Perfidia! Stava appunto dicendo, la nuova canzone insieme a Perfidia, Cicca Mala, è davvero stupenda. Come fa? Sono una cicca mala, sono una cicca mala, sei una cicca mala. Se ancora non l'avete sentita, correte ad ascoltarla, è sul nostro canale musicale Me Contro Te Music. Ma c'è una cosa feste che arriva, mi conosci il tuo nome, Perfidia, bella prepotente, cattiva, molto meglio dei cattivi di prima, non vedrai più le stelle ma vedrai brillare me. E quindi a questo basta con i vostri gna gna gna. Ma vi immaginate andare a mare con Perfidia? Ma lei tipo indosserebbe il costume o c'ha sempre la sua divisa da cattiva del signoresse? Certo, secondo me è un costume viola, come quello che c'è nella nostra app Me Contro Te World. Nel nuovo aggiornamento c'è Perfidia con il costume, ed è proprio così che me lo immagino. Ma Lili, Lili, ma Cleo sta dormendo? Ma che siete pazze? Ma che siete pazze? Siamo spaventati. Buongiorno, Fiorellino. Non è divertente. Devo andare in spiaggia, non devi dormire. Siete veramente due cicche male. Cicche male. Ma cosa, lo scherzo lo dovete fare a Cleo e avete fatto spaventare me e Romeo? Lo so, lo so, lo so. Vabbè. Macchina posteggiata, adesso dobbiamo raggiungere la spiaggia a piedi. Dai, dai, manca pochissimo, l'ultima camminatina e ci siamo. Beh, sembra di camminare nel deserto, guardate quanta strada c'è. Manca pochissimo, l'avete detto anche 20 minuti fa. Ce la faremo, forza e coraggio, 1, 2 e marcia. Hop, hop, hop. Eccoci in spiaggia. Allora, siete pronti per un tuffo? Sì, assolutamente sì. Wow, Sofì sembra nel deserto. Il deserto cammino del Sahara. Cammino da giorni, cammino da giorni. Come mi ha controllato il film, persino nel tempo. Sono finita nel passato. Ok, ma tira fuori i teli, dai, che è come una mamma ha tutti i teli. Ho tutti i vostri teli. E quindi? Quindi il vostro futuro, queste ore dipendono da me. E se io non vi dessi nessun telo? No, 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 dai teli, dai teli. Questa maglia bianca ti sta benissimo, vero? Anche la borsa, di più, di più, di più. Anche di più. I capelli, i capelli. Oh, sei bellissima. Oh, Santa Sofì, sei così bella. Adesso dai i teli, per favore. Va bene, me li avrei dati già prima, dopo che mi avete detto che la mia maglietta era carina. Ok, allora ridammi il cappello. Ecco qui, chi vuole questo qui con le stelle mio marine? Mio. E poi chi vuole questo qui azzurro? Io. No, per te questo qui giallo. Tieni, allora prendilo tu, che bello. Grazie. E noi lui condivideremo lo stesso, è gigante, è un matrimoniale grandissimo. Come, ne abbiamo uno per due? Sì, perché noi siamo due cuori e una capanna. Sì. Amore mio, sei dolcissima. Ok, tutto bellissimo, ma ora voglio andare a fare il bagno. Voi sistemate le tende perché io ho guidato fin qui e quindi non voglio fare più niente. Il mio lavoro è finito, buttiamo il cappello. Va bene, va bene, buon relax. Ce ne occuperemo noi dei sì, teli. Non ti preoccupare. Grazie, sì, mi raccomando, grazie. È importante che non ci sia sabbia sul mio telo, va bene? Certo, certo, certo. Non ci sarà neanche sotto. Vai, vai, lui. Ciao.
freddissima. No, no, forse non lo faccio il bagno. Ci ho ripensato, ragazzi. Niente bagno, l'acqua è troppo fredda. No, 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 fallo, devi farlo, devi farlo. Devi farlo assolutamente. Sì, sì. Perché l'acqua qui è in questo mare è rigenerante. Sì. Ci hanno raccontato addirittura che si diventa più belli. Cioè è che vero. Questa acqua è particolare perché ha delle proprietà lenitive per tutta la pelle. Sì. È vero. E fa allungare i capelli. Guarda, ci sono dei tassi. Aspetta, aspetta, guarda qui, guarda qui. Lili, sì. Prima non aveva gli occhi azzurri. No. Poi è entrata in acqua e guarda qui con occhi. Ma Lili ancora non ha neanche fatto il bagno. E no, prima, quando era piccola. Sì, saluta, sì, io sono venuta qua così. Sì, sì, sì. Ok, va bene, mi faccio il bagno. Mi raccomando, il telo pulito, neanche un granellino di sabbia. Sì, sì, tranquillo, ci pensiamo noi. Ciao, ciao tesorino mio. Ciao. Perfetta, ragazzi, abbiamo pochissimo tempo. Vi ricordate qual era il piano? No. Come no? L'abbiamo ripetuto mille volte. Fare una buca gigantesca, mettere sopra il telo matrimoniale. Altro che matrimoniale per stare in due. Era matrimoniale per lo scherzo, non ho capito. Facciamo la buca più grande di sempre. Scava, scava, scava. E poi il telo, così quando lui arriverà ci metterà comodo nel telo e profonderà. Altro che sabbia. Esatto. Non lasciate neanche un granello. Sì, 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 come diceva Cleo, un granello non ci sarà neanche sotto il telo. Io giuro che sono stato obbligato, quindi nel senso, lui, se vedi che succederà queste cose, insomma, non ti arrabbiare con me. Sì, sì, certo, certo. Iniziamo, perché abbiamo pochissimo tempo. Lui è freddoloso, sicuramente tra 2 minuti uscirà dall'acqua. Ah, certo che l'acqua è veramente fredda. Loro mi hanno detto che è tutta un'acqua magica, però ragazzi, io sto congelando. Mettete tutto qui in questa borsa, così non si sfonda niente di sabbia. Lì i tuoi occhiali. I miei occhiali. Sprighiamoci, il tempo scorre. Ok, dove facciamo? Qui, qui, qui? Sì. Sì, ci volevo, sì. Ho delle palette, cavolo. Non le abbiamo portate. Romeo, tu hai delle braccia fortissime, vai, scava. Sì. Ok. Ma così ci metteremo un'eternità. Mi sento un cagnolino, ragazze. Mi sento proprio sì. Un cagnolino minuscolo. Mi sento lei e Camilla che sono al mare e stanno facendo una buca. Ci sono anche i sassi. Sì, infatti. Molto faticoso. Io una volta da piccola, quando avevo 5 anni, ho scavato e mi sono fatto male il dito perché c'era un sasso. Eccoli, allora adesso stai attenta, però muoviti. Ma non sempre c'è tempo il momento da perdere. Di raccontare aneddoti, questo, sprechiamoci. Ma se ci vedono le persone, ci prenderanno per pazzi. Sì. Praticamente siamo arrivati e subito ci siamo messi a scavare una buca. Veramente neanche i cagnolini fanno così. Vabbè, ma poi capiranno, vedranno lo scherzo. Vedranno anche loro. Vedranno un sacco. E scava, scava, scava. Ta-ta-ta-ra-na-ta-ta. 3, 2, 1 è scava, scava, scava. È bellissimo. Sì, perché noi siamo pronti per il nostro tour. Ricordiamo che noi, insieme ai nostri amici, presto faremo il nuovo tour in cui canteremo tutte le nostre canzoni, anche la canzone del cowboy e la canzone di Perfidia. Non vediamo l'ora di andare nei palazzetti, di vedervi, incontrarvi, di cantare insieme a voi. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Vi aspettiamo, mi raccomando, vai, sbrighiamoci. Scava, scava, scava. Ok, okay, dobbiamo spostare questa sabbia di qua. Qua, okay. Perché almeno c'è solo lo spazio per il telo, però non si deve vedere da fuori. Sì, deve appiattirsi. Ma che direi di mettere il telo e poi sistemiamo dove c'è un po' di lavatura. Ottima idea, ottima idea. Okay. Controlliamo se lui è ancora in acqua. Ok, ok, sì, per fortuna. Ma è profondissimo. Ah, oh, aiuto. Shh, non faccio sentire. Non attrarre l'attenzione. Aiuto, sono caduta. Ragazzi, aiutatemi, l'ho preso il telo. Ok, ma non è matrimoniale. Io credevo fosse grande, invece è piccolo. Due teli, uno quello blu di Romeo e quello lì che è un po' azzurrino. Vabbè, secondo me se mettiamo questo qui al centro non se ne accorge. Tanto è sbadato. Ok, secondo me è perfetto. Ora appiattiamo i lati. Appiattiamo i lati. Mi raccomando, non deve esserci neanche un granello di sabbia sul telo. Guardate cosa faccio. No, no, forse è meglio che lo togliamo, altrimenti ti salta la copertura. Infatti, deve essere tutto perfetto, così che lui ci ringrazierà e basta. Questa qui è la nostra vendetta, perché tu ci fai sempre scherzi. I teli sono tutti pronti. Qui c'è quello di lui. Ragazzi, sta arrivando. Mettiamoci comodi. Metto con te. Ok, ottimo. Ragazzi, ma vero che fate il bagno? Tra poco. E che sai, poi ci siamo ricordati che noi abbiamo mangiato poco fa, sì, e quindi vero. Dobbiamo prima digerire.
Ma vedete che l'acqua è bellissima. No, ma anche io mi hanno dato prima un po' da una merenda. Sì, una merenda. Sì. Dai, esatto. Facciamoci il bagno, dai. Sì, tra poco. Facciamoci il bagno, ritorno in acqua. Tra poco. Noi ci facciamo una partita a carte qua tutti insieme. Sì, dai, sediamoci tutti. Sdraiati qua accanto a noi, lui. Un riposino prima del bagno. Sì, ci sta, ma siamo venuti a mare per starci coricati nelle dai, lui, dai, ci siamo un po' belli tranquilli qua. E poi scusami, noi ti abbiamo preparato senza sabbia, senza sassolini, niente, perfetto. E tu non ci dai neanche la soddisfazione. Infatti, di sederti. Un pochino. Dovresti, lui, per rispetto a quello che abbiamo fatto. Abbiamo sistemato tutto. Mettiti comodo, rilassati. E così poi ti faccio un bel massaggio nelle spalle, ti metto la crema. Se c'è una cosa che odio è stare inutilmente buttato in un telo. Ma dai, prima ci rilassiamo e poi andiamo a giocare in acqua. Ok, va bene. Prima però magari mi asciugo, prendo il telo. No, perché non abbiamo altri, Ti devi asciugare all'aria. Ma non mi voglio asciugare all'aria, sento freddo. Prendo il telo e mi asciugo. No, perché se lo prendi, lui, ti spiego. Se lo prendi, il telo si sporcherà tutto di sabbia. La sabbia bagnata poi non si toglie più dal telo. E quindi poi come facciamo? Andiamo in macchina tutti sporchi di sabbia? Quante storie. Vabbè, ok, mi metto allora nel telo senza asciugarmi. Ma quando mai si è sentito? Forse adesso un bagnetto ci potrebbe anche stare. Sì. Voi mi avete fatto uno scherzo? Ma cos'è un fosso? Si chiama vendetta. Non ci posso credere. Mi hanno fatto il trappolone. Mi sento tipo un rush drive adesso. Sono comodo quasi. Ma come? Per noi era la vendetta delle vendette. Tu adesso mi dici che sei comodo? Ti devi arrabbiare. Infatti sono arrabbiatissimo. Questa ve la pagherete, mi butto tutto in mare. No, avete capito? Mi butto in acqua, soprattutto tu Romeo. Inizia a scappare, hai capito? Perché adesso arrivo. Bene ragazzi, l'avventura di oggi si può concludere qui. Noi vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con la mia.